in collaborazione con Ottica Montegrappa, centro optometrico specializzato nell'applicazione delle migliori lenti a contatto. Le tue idee, le nostre competenze diventeranno realtà. Bariplast, a Mussolente. Eger Emilio e figli, 100 anni di arredo tessile, a Mussolente. Linea gioielli, diamo vita ai gioielli che più desideri, Casoni di Mussolente. Macelleria Guglielmini, solo cose buone, carne di prima scelta e passione per ogni dettaglio. Metis a Mussolente, sempre al tuo fianco per impianti termoidraulici e ristrutturazioni edilizie con i migliori prodotti. Fontana Gino Evaristo, da 90 anni nel settore delle due ruote e specializzata nel restauro Vespa. Periscopio e consueto appuntamento di Rete Veneta. Mi trovo a Mussolente in provincia di Vicenza per un appuntamento particolare, un appuntamento con la storia, un appuntamento con lo spettacolo delle penne nere. Sono qui con Luca Barichella, capogruppo del gruppo Alpini di Mussolente. Buonasera. Buonasera, buonasera. Da dove è nata l'idea di questa manifestazione? Allora, da chi è stata fortemente voluta, sembra di capire? È fortemente voluta dal direttivo del gruppo, che volevamo fare una camminata conviviale assieme con tutta la gente. E siamo partiti da 80 persone all'inizio, quindi ben 17 anni fa. E siamo arrivati a questo punto che siamo quasi più di 3.000 persone. So che troveremo nel cammino delle farmacie. Ci spiega cosa sono queste farmacie? Le farmacie alpine, sono, noi le chiamiamo così goliardemente, farmacie alpine, sarebbero dei chioschi dove la gente può mangiare e dopodiché anche bere qualche goccio di vino, vino caldo, vino freddo, c'è una pasta, c'è il formaggio, c'è la polenta, con la soppressa, i funghi. Ho visto che ci sono anche i muli, proprio per essere al completo. I muli sono nostri amici da un bel po' di anni, vengono a partecipare alla nostra camminata, fanno tutto il tragitto, quindi sono ben voluti sia da noi ma anche dai bambini, che vedono una cosa strana, che facevano parte degli alpini nella storia, anche nella Naia, che ormai non si vedono più. E quindi vedersi un mulo camminare a fianco per loro sono una cosa bellissima. È un'emozione forte. Certo, un'emozione fortissima, perché vedi famiglie intere che vengono alla camminata e partecipano assieme a loro tutti quanti. Signor Aldo Serraiotto, qui io vedo i muli che venivano adoperati in tempo di guerra dagli alpini. Certo. Li vedo anche attrezzati. Certo, mi spiega un po' cosa è questa, come venivano attrezzati, allora, il ruolo dei muli nella guerra. Il ruolo dei muli era indispensabile, perché portavano tutto. Macchine non arrivavano. Questo qui aveva il basto, aveva l'obbligo, aveva l'addobbo per portare un tubo d'obice, che un pezzo di cannone portava un pezzo di cannone, perché il cannone veniva suddiviso in tanti pezzi, per essere trasportato. Questo qui aveva la torretta per portare la bocca da fuoco, mentre questo qui era le classiche salmerie che portavano il mangiare. Questo qui portava il fieno per i muli. Quindi qua sotto c'è il fieno, eccolo qua, che veniva coperto se pioveva. Devoluto va tutto in beneficenza, a partire dall'asilo, dalla Caritas, dalla parrocchia,
andiamo alla Protezione Civile. L'anno scorso abbiamo dato anche alla banda Misquilese, la nuova nata del gruppo quindi Mussolente. Quest'anno, a termine della camminata, ci troviamo e decidiamo a chi dare i fondi. Certo. Da 1000 chilometri. La camminata. Noi abbiamo fatto 1000 chilometri. Voi Basilicata. Dalla Basilicata. Veniamo avete da... fatto 1000 chilometri per venire qui. Veniamo dalla Basilicata, sì. Potenza. Lei pensa di portare a casa un'esperienza naturalmente nuova, una bella esperienza. Sì, perché tutti ne parlano che è veramente bella questa camminata. Proviamo anche noi a vedere come va. In collaborazione con Ottica Montegrappa, centro optometrico specializzato nell'applicazione delle migliori lenti a contatto. Le tue idee, le nostre competenze diventeranno realtà. Bariplast, a Mussolente. Eger Emilio e figli, 100 anni di arredo tessile, a Mussolente. Linea gioielli, diamo vita ai gioielli che più desideri, Casoni di Mussolente. Macelleria Guglielmini, solo cose buone. Carne di prima scelta e passione per ogni dettaglio. Metis a Mussolente, sempre al tuo fianco per impianti termoidraulici e ristrutturazioni edilizie con i migliori prodotti. Fontana Gino Evaristo, da 90 anni nel settore delle due ruote e specializzata nel restauro Vespa. Eccoci qua, siamo pronti, stiamo attendendo tutte queste persone che stanno arrivando affamate dalla camminata. Le stiamo aspettando a cuore aperto, più ne arrivano e meglio è, più mangiano e peggio per noi, ci consumano tutto. Allora, cosa avete preparato da mangiare per queste persone affamate? Minestrone dei fasoi e musetto coi crauti. Quante pentole avete? Aspetta, ma quanto cibo avete preparato? Via. Mi faccio vedere il cottechino. Ma è proprio sotto a bagnomaria così. Ma allora qui abbiamo proprio i musetti a bagnomaria. Che sistema è di cucinare? No, il sistema è questo. Perché quando si cucina tanti cottechini in questa maniera, musetti, chiami i musetti, si viene cucinati così in piedi, è meno facile che si rompino, no? Perché sennò se si rompe è bueo, no? Altri che diciamo è bueo, no? Certo. Se rompe è bueo e il musetto non si è buono. Si rompe a metà e quindi così rimane intero. Dai, tutti interi. Ecco le pentole coi crauti, altre due pentoloni. Chi è l'esperto dei crauti? Paolo, nostro Paolo. Paolo, eccolo qua l'esperto dei crauti. Allora, dimmi tu, guarda. Allora, una dobbiamo, voglia mi fanno, come si fa a fare questi crauti? Dobbiamo prima fare un desfritto di cipolle. Sì. No. Solo cipolle, questo cipolle è il tecnico. Solo. Benissimo. E poi buttiamo i crauti, facciamo andare avanti con la cottura, poi buttiamo sale e pepe. Quanto si cucinano questi crauti? Vai, mezz'ora. E siete pronti per ricevere i primi camminatori? Sì, stanno arrivando adesso, siamo tutti pronti. Prontissimi. Eccoli qua i primi, eccoli qua, primissimi. Cosa vi siete presi da mangiare? Polenta, soppressa, formaggio e funghi. Come va a fame? Ci voleva. Ecco qua una delle nostre camminatrici, buonasera. La cosa che le è piaciuta di più di questa camminata? Le foglie, camminare sulle foglie, sentire il rumore. Sì. Anche se sono un po' umidine, ma è bello quel suono qua. E adesso andiamo a curiosare nelle cucine. E allora mettiamo su questa polenta. Sì. Forza, dai. Forza, forza, che avaga su! Eccoci qua, la polenta alla Veneta. Alla Veneta, proprio la polenta alla Veneta, macinata a pietra. Assolutamente, ascolti qua. Dica. Ci ha messo anche l'olio, perché per fare una buona polenta ci vuole un Il goccetto d'olio, d'oliva. Esatto, ci vuole un goccetto di oliva, vero? Sì, sì. Salata al punto giusto. Salata al punto giusto.
ecco qui. E qua cosa avete di buono, di caldo soprattutto? Allora, il vin brûlé fatto con vino rosso, merlot o cabernet, sì, con arancia, mela, cannella, certo, brocche di garofano, zucchero e al fuoco e via. A che punto siamo? Siamo quasi pronti, quasi pronti. Quasi pronti, mamma mia, che guarda, profumino. Buonissima. Buonissima. Sempre uno spettacolo in piena regola quello delle Penne Nere, che ci lasciano anche questa sera con un ricordo particolare nel cuore. Vi ringrazio di essere stati con noi, vi do appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata di Periscopio e vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie, arrivederci. In collaborazione con Ottica Montegrappa, centro optometrico specializzato nell'applicazione delle migliori lenti a contatto. Le tue idee, le nostre competenze diventeranno realtà. Bariplast, a Mussolente. Eger Emilio e figli, 100 anni di arredo tessile, a Mussolente. Linea gioielli, diamo vita ai gioielli che più desideri, Casoni di Mussolente. Macelleria Guglielmini, solo cose buone, carne di prima scelta e passione per ogni dettaglio. Metis a Mussolente, sempre al tuo fianco per impianti termoidraulici e ristrutturazioni edilizie con i migliori prodotti. Fontana Gino Evaristo, da 90 anni nel settore delle due ruote e specializzata nel restauro Vespa.